Buonasera, ben arrivati. Siamo al terzo appuntamento di Cineteca Europa per un'Europa illuminata, un progetto della Nottola di Minerva in collaborazione con lo Europe Direct, che è lo sportello di Firenze, che è proprio qua alle murate. Siamo ormai alla settima edizione e abbiamo una lunga strada ancora davanti, ecco. Il progetto contempla 6 appuntamenti e passa dai diritti delle donne, sul tema importantissimo del lavoro, davvero spazia dal tema dell'ambiente, ecco, spazia in vari ambiti, ma ci teniamo sempre a fare un'introduzione un po' speciale al film. Il film di oggi è incentrato naturalmente sul tema dell'ecologia e del rapporto anche delle donne con il lavoro, ma anche un grande interesse delle donne nei confronti delle relazioni umane e quindi anche del rapporto con i legami con gli altri. Sono con Letizia Fuochi, che ringrazio di questa, sentirete, lei ha la capacità di essere più donne insieme, una storica, una cantautrice bravissima, una donna di rara sensibilità e di grande cultura. Questa sera avevamo pensato di fare una dedica speciale a Elena Pulcini, che nelle nostre vite è stata fondamentale, ma è stata una filosofa di grandissimo spessore e ha scritto delle cose importanti. L'ultimo suo libro, La cura e la giustizia, le passioni come risorsa sociale. Ecco, ci sembrava davvero importante dirle grazie e dirlo questa sera con Letizia, con tutti voi, e prima del film. Buon ascolto. Grazie Stefania, grazie a tutti. Un islandese che era corso per la maggior parte del mondo e soggiornato in diversissime terre, andando una volta per l'interiore dell'Africa e passando sotto la linea equinoziale in un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, vide da lontano un busto grandissimo, che da principio immaginò dover essere di pietra e a somiglianza degli ermi colossali veduti da lui molti anni prima nell'isola di Pasqua. Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna, e non finta, ma viva, di volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi, la quale guardavalo fissamente. E stata così un buono spazio senza parlare, all'ultimo gli disse: «Chi sei? Che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?» «Sono un povero islandese che va fuggendo la natura, e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita, per 100 parti della terra, la fuggo adesso per questa.» «Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se medesimo. Io sono quella che tu fuggi. La natura? Non altri. Me ne dispiace fino all'anima e tengo per fermo che maggior disavventura di questa non mi si potesse sopraggiungere. Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti, dove non ignori che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti muoveva a fuggirmi? Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra?» Tratto da Le operette morali, Giacomo Leopardi. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,
La chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato e distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta in un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne e accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Ecco a voi il paradigma etico della modernità, secondo cui la giustizia si fonda su un astratto individualismo, sulla razionalità, sull'autonomia, sull'indipendenza e sullo sfruttamento, entrare in conflitto qui per noi, questa sera, con quello che potremmo chiamare il paradigma della cura, fondato sui valori della concretezza e dell'affettività, dell'interdipendenza e della relazionalità, partendo dall'ingiustizia e dal nostro desiderio di combatterla attraverso sentimenti come umanità, generosità, rettitudine e indignazione che ci caratterizzano come esseri umani. Ciò vale indubbiamente per coloro che assistono a situazioni pratiche e comportamenti ingiusti, ma vale anche per coloro che li subiscono in prima persona e lottano per la difesa dei propri diritti e della propria dignità. Laddove in queste lotte è racchiuso un potenziale emancipativo normativo che varca i confini del puro interesse individuale e coinvolge l'intera struttura sociale, ovvero l'interesse per il bene comune. L'esperienza dell'ingiustizia è infatti ciò da cui hanno origine le rivendicazioni e le lotte dei vari movimenti sociali, nelle quali possiamo riconoscere un modello normativo di società alternativo a quello esistente. Queste sono riflessioni pubblicate dalla filosofa Elena Pulcini nel suo ultimo libro, Tra cura e giustizia, e possono esserci da guida e da intuizione e da spunto per approcciarci all'originale, geniale film di stasera, appunto La donna elettrica. Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato.
Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra l'aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione, quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione, e se tu la chiamavi vendetta. Il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge. Quello che non protegge la parte del boia. Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato, hai assolto e hai condannato al di sopra di me, ma al di sopra di me per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato. Il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge, e prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato? Dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti su scala industriale, di me non farà mai un cavaliere del lavoro. Io son d'un'altra razza, son bombarolo. Nello scendere le scale ci metto più attenzione, sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si ammala di terrore, c'è chi aspetta la pioggia per non piangere da solo. Io son d'un altro avviso, son bombarolo. Intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, sganciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un ventenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato, cercando il luogo idoneo, adatto al suo tritolo, insomma al posto degno di un bombarolo. C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali.
ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine di lei che si sporgeva da ogni foglio, lontana dal ridicolo in cui lo lascio solo, ma in prima pagina col bomba rolo. Riconoscere la diversa natura delle spinte affettive che stanno alla base di movimenti sociali e di lotte collettive vuol dire allora acquisire uno strumento prezioso per distinguere tra rivendicazioni legittime e pretese illegittime. Ma non solo, ci permette anche di capire meglio le motivazioni che presiedono alla disposizione alla cura, spesso definita attraverso una equazione troppo generica e frettolosa con la dimensione affettiva. Scrive ancora Elena Pulcini: è opportuno interrogarsi più a fondo sulla natura delle passioni e dei sentimenti che stanno all'origine dell'etica della cura. Se tutto questo presuppone evidentemente che si attribuisca alle emozioni una funzione etica, meno chiari sono i percorsi e le strategie da adottare perché questa funzione prenda corpo e possa agire efficacemente. Se da un lato appare infatti sempre più condiviso il riconoscimento della funzione cognitiva e comunicativa delle emozioni, più arduo sembra essere invece il compito di riconoscerne e mostrarne le potenzialità etiche. È un compito più arduo perché prevede un soggetto capace di assumere una postura critica e riflessiva rispetto ai propri sommovimenti interiori, capace cioè di sapersi orientare nella complessità e nell'ambivalenza delle emozioni, di sostare nella loro imprevedibilità, di saper accogliere il nuovo che ne scaturisce e favorire o generare il meglio. È però mia convinzione che questo cambiamento non potrà essere l'opera di un soggetto sovrano e isolato, maestro di se stesso, capace di ascetico e razionale autocontrollo, ma di un soggetto che si percepisce come costitutivamente in relazione, che si trasforma e si rigenera attraverso la provocazione che scaturisce dalla relazione emotiva e l'adesione alla sua stessa imprevedibilità, che risponde all'appello, e non importa se muto o sonoro, che proviene provocatoriamente dall'altro nelle sue infinite forme ed epifanie. E proprio a proposito dell'altro, in seguito a tutte queste considerazioni appunto di Elena Pulcini, l'altro è un elemento fondamentale e determinante anche in questo film, perché indispensabile è il ruolo dei legami, quelli che ci sostengono, che ci proteggono, ci salvano, quelli per cui siamo disposti a rischiare, a soffrire, quelli che ci mostrano chiaramente una verità assoluta: nessuno si salva da solo. E proprio per questo, in questo cappello introduttivo, di cui non voglio davvero raccontare niente del film, ma voglio soltanto aiutarvi a entrare dentro delle emozioni che poi, guardando il film, capirete, mi sono tornati alla mente dei versi di Victor Hara, un grandissimo cantautore che venne assassinato il 16 di settembre del 1973 per le mani crudeli dell'esercito di Augusto Pinochet, lui che era stato seguace di Salvador Allende, un cantautore che per la sua intelligenza e la sua grande capacità veniva reputato pericoloso. Pensate, i suoi assassini lo torturarono e gli spezzarono le mani, gli spezzarono le dita, schernendolo, dicendolo: così non potrai più suonare. E poi lo gettarono giù da una rupe, come spesso facevano in quegli anni terribili, appunto nel 1973, dopo il golpe dei militari. Ed ecco che, proprio per l'importanza dei legami, Victor Hara scrive questa splendida canzone, che poi vi canterò e concluderò, una canzone in lingua spagnola, ma che vi racconterò prima il testo, ricantata poi dalla mia amata e adorata Chavela Vargas.
Un giorno, questa si intitola Domande intorno a Dio. Un giorno io domandai: nonno, dove sta Dio? E mio nonno diventò triste e non mi rispose niente. Mio nonno morì nei campi senza pregare né confessarsi e lo seppellirono gli indios con flauto di canna e tamburo. Così dopo un po' di tempo domandai: babbo, che sai di Dio? E mio padre diventò triste e non mi rispose niente. Mio padre morì in miniera senza dottore né protezione perché il colore del sangue del minatore lo ha l'oro del padrone. Mio fratello vive sui monti e non conosce un fiore, sudore, malaria, serpenti, questa è la vita del boscaiolo. E nessuno gli domandi dove sa, se sa dove stia Dio, perché da casa sua non è mai passato un signore così importante. Io canto sulle strade e quando sono in galera ascolto la voce del popolo che canta meglio di me. Se c'è una cosa sulla terra più importante di Dio, è che nessuno sputi sangue perché un altro viva meglio. E Dio veglia sui poveri? Forse sì, forse no. Di sicuro però Dio pranza al tavolo del padrone. Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión. Y él lo enterraron los indios, flauto de caña y tambor. Y él lo enterraron los indios, flauto de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del padrón. Color de sangre minera tiene el oro del padrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes es la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí, tal vez no. Pero es seguro que le la muerza en la mesa del padrón. Pero es seguro que le la muerza en la mesa del patrón. Grazie. Questo semplicemente per aiutarvi a guardare anche musicalmente un film che mi ha profondamente emozionato, commossa, irritato, divertita. Una contraddizione che spero possiate
in qualche modo armonizzare con il vostro sentire, ed è quello che secondo me i piccoli grandi film sanno fare. Grazie ancora, grazie alla Nottola di Minerva, grazie al Caffè Letterario, grazie.